questa azienda qua è iniziata nell'anno 2000, perché è iniziata la conversione e abbiamo iniziato, perciò l'ultima cosa che è stata fatto un diserbo dai proprietari precedenti. Noi non siamo proprietari dell'azienda, siamo in affitto, e i proprietari precedenti avevano fatto un diserbo sulla soia, e poi noi abbiamo fatto una coltura da sovescio dappertutto, e poi siamo partiti con le orticole, insomma, e dopo 3 anni siamo passati nel regolamento del biologico per la marchiatura, ma dall'inizio subito, insomma, ci siamo fatti certificare. Noi siamo soci di una cooperativa. Questa cooperativa è una cooperativa storica a Padova di agricoltori biologici, per cui portiamo del nostro prodotto, oltre a venderlo direttamente, e prendiamo del prodotto lì per vendere, insomma, per cui c'è questo scambio. Poi manteniamo degli scambi sempre per scambiarci il prodotto, ma sono delle relazioni anche con la cooperativa Caresà, ad esempio, di Piove di Sacco, insomma, no? Per cui abbiamo un po' di relazione. E poi manteniamo una relazione con un gruppo veneziano che serviamo come gas, sono un piccolo gruppo di persone che gli facciamo una spesa da 10 euro alla settimana, insomma, gli prepariamo una cassetta, loro non sanno cosa gli capita, per cui abbiamo una relazione. Dobbiamo assolutamente cercare di integrarci con anche esperienze diverse, con giovani che fanno un'agricoltura anche diversa, insomma, no? Quello che succede in agricoltura, che è successo ancora, insomma, a me era già successo all'inizio di quando ho finito la scuola, ho iniziato a fare l'attività agricola, era quella di mettere il proprio lavoro gratuitamente. E un po' alla volta formi del capitale, che siano i mezzi di lavoro praticamente, più inizi a pagarti, insomma, però all'inizio la sfida grande è quella che devi lavorare senza avere una remunerazione, insomma, no? Ecco, questo succede ancora. E praticamente un po' alla volta si cresce, e quello che succede, che vedo adesso anch'io nelle aziende, insomma, un po' alla volta si riesce, questo grazie al fatto che si riesce a vendere direttamente il proprio prodotto, insomma, ecco, per cui non si passa per grosse distribuzioni, per cooperative, per conferimento di prodotto, dove i prezzi, insomma, sono sempre molto limitati, oltre che a non esserci un gran riconoscimento, mentre nella vendita diretta la relazione con le persone, il contatto diretto, la possibilità che hai di chiacchierare, di parlare, di raccontare quello che stai facendo, è già un valore di quello che stai del lavoro. C'è una difficoltà, che è quella appunto di trovare delle persone che continuino il lavoro che stiamo facendo noi. Non è così scontato, non è così facile, insomma, anche se c'è l'azienda, c'è... però farla funzionare, eccetera, occorre una certa dedizione, insomma, no? Ma quel contadino non esiste più, insomma, no? Che era un contadino che era isolato, che non aveva legami, collegamenti. Invece la novità è quella che bisogna avere tutti questi collegamenti, mantenerli, e ancora di più mantenere quello diretto con le persone. E diversi corsi di agricoltura professionale che sono svolti dagli enti sindacali degli agricoltori, per cui facciamo un po' questa attività, un'attività didattica, la facciamo con alcune scuole, insomma, no? Per cui c'è una relazione anche con il mondo didattico, e una relazione attraverso i corsi che vengono fatti ad esempio dalle associazioni sindacali, sia per l'agricoltura biologica che per l'attività didattica, eccetera. Veniamo in contatto con quegli agricoltori che fanno l'agricoltura cosiddetta convenzionale. Siamo un'azienda industriale, per cui nelle piccole aziende c'è ancora molta manualità. Dunque quel contatto, che è il valore aggiunto, che è la cosa particolare dell'attività che svolgiamo, che è quello che si cerca a volte di spiegare come didattica, quella meraviglia di stare in natura, insomma, qui è una roba che viene di per sé, però è, tra virgolette, andrebbe sotto il termine faticoso, ma come ben si dice, insomma, a fatica Dio la dona, per dire in dialetto, insomma, no? Per cui è un dono, non è che devi farci tanto caso. Cioè, sapere che c'è qualcuno che sta pensando a come mappare tutta una condizione di questa diversità vorrebbe dire che nel momento in cui entro nella mappatura posso vedere anche gli altri, per cui posso confrontarmi, posso capire, posso vedere che tipo
che tipo di percorso ognuno ha fatto, differente, insomma, no? Per cui a me serve da questo punto di vista, cioè vedere la differenza dei percorsi tra ciò che voi dovrete mappare e vedere nei luoghi differenti.